Le amministrazioni comunali dovranno presentare una relazione dettagliata sulla viabilità tra Angri e Sant'Antonio Abate, che dimostri la necessità del mantenimento del vecchio casello di Via De Goti. Solo in questo modo Autostrade Meridionali ed ANAS eviteranno la soppressione della struttura, così come previsto da una conferenza dei servizi del 1999, durante la quale fu deciso che con l'avvio del nuovo casello in via Adriana, al confine con Sant'Egidio, quello vecchio sarebbe stato serrato. Quegli accordi però prevedevano la contestuale realizzazione e inaugurazione della statale 268 con la creazione di una nuova ed efficiente viabilità. Quest'ultimo punto però è rimasto sulla carta. Il sindaco Mauri aveva quindi minacciato di non rilasciare le autorizzazioni all'apertura di via Adriana, apertura prevista entro la metà di ottobre. Una forte provocazione che ha sollecitato l'intervento delle società interessate. Questa mattina invece si è arrivati ad un accordo che passerà attraverso la realizzazione dettagliata sulla viabilità. In questo modo, una volta presentati i documenti, ANAS e Autostrade potranno operare in deroga alla conferenza dei servizi e decidere, per sopravvenuta evenienza, lo slittamento della chiusura del vecchio casello fino a quando non sarà ultimata la rete legata alla statale 268. Valutazioni fatte dai comuni appunto interessati dall'apertura del nuovo svincolo di Angri in realtà erano già contenute nel piano programmatico di ANAS, in quanto la 268 attualmente recentemente appaltata e di cui a breve inizieranno i lavori prevedeva e prevede attualmente di drenare parte del traffico della zona, diciamo, della città di Angri più distante dal nuovo svincolo. Quindi nei piani programmatici ovviamente l'esigenza manifestata dal sindaco era già stata contemplata da ANAS. Il problema che c'è in questa situazione è che i lavori del nuovo svincolo autostradale non sono stati contemporanei a quelli che sono i lavori della 268. Trovate questa soluzione ci soddisfa completamente, quindi abbiamo risolto i problemi della logistica legati all'autostrada e alla NAS e abbiamo risolto i problemi legati alla praticità di questo svincolo. Sono particolarmente contento, quindi nelle prossime ore ci attiveremo e porremo in essere tutti gli atti che dovranno portare a far stare tranquillo i sindaci e i cittadini dei due territori, Angri e Sant'Antonio Abate, perché questo svincolo autostradale per noi è strategico.